Benvenuti nella mia cucina. Adesso che è Natale, che ci sono le vacanze, cosa c'è di più bello che fare una torta e godersela insieme alla famiglia? La torta che voglio fare io oggi è una torta piccina, uno stampo da 18 cm di diametro. Se voi volete fare invece una bella torta per 6-8 persone, basta che raddoppiate la dose. Che cosa voglio fare? Voglio fare una 4 quarti, quindi una torta molto semplice, con all'interno lamponi e gocce di cioccolato. Buona! La 4 quarti è una torta che parte dalle uova. Dal peso delle uova determineremo il peso di tutti gli altri ingredienti. Quindi, pesando le uova, io le ho già pesate, con il guscio abbiamo 113 grammi. Quindi metteremo 110 grammi, poi insomma arrotondate un po', sia di zucchero che di burro che di farina. Basta. La torta di base è tutta qua. Quindi adesso mettiamo un bel 110 grammi di zucchero. Diamo una frullata e andiamo avanti. Quando è già bianco e un po' spumoso, io non è che aspetti proprio che raddoppi di volume, aggiungo un 110 grammi di burro, già belle che sciolto, e vado avanti. Perfetto. A questo punto aggiungo 110 grammi di farina. Zero, se non avete nessun problema, 00. Se invece volete farla senza glutine, potete mettere un 80 grammi di farina di riso o di farina per celiaci, quindi senza glutine, e il resto di fecola. Quindi ci sono 110, 80 e 30 di fecola. Quindi 80, 30 di fecola, una bustina di lievito, un po' di vaniglia. Ci sta sempre bene, ne metto sempre un sacco perché mi piace. Un po' di scorza di limone, comunque il limone in queste torte, cioè secondo me fa sempre la differenza, eh? Non dimenticatevelo perché, oh no, il picciolo no, sta sempre molto bene. Anche se quando è vicino il Natale, a me piace anche la scorzetta d'arancia che fa un po', non lo so, mi ricorda più i dolci natalizi. Ok, comunque questo è fatto, gli do ancora una girata. L'impasto è pronto, aggiungiamo lamponi e cioccolato. La frutta, per evitare che caschi nell'impasto e non galleggi, io la infarino leggermente con un po' di fecola. Piano piano, così non si rompono, ma se si rompono a me non dispiace, perché comunque sono bellissime da vedere. Ok, prendo la mia piccola tortiera, sfrutto la ciotola dove avevo sciolto il burro, ne è rimasto ancora, per imburrare i lati, mentre nel centro ho messo la carta forno. Ancora un pochino di farina sui lati. Verso e in forno. Come sarà contenta Matilde quando le dirò: e questa torta è senza glutine, la puoi mangiare anche tu. Stavo pensando che per una quantità così minima di impasto avrei potuto anche mettere mezza bustina di lievito. Ecco qua. Ci siamo, vado a metterla in forno. Torta, forno, Snoopy, Snoopy. E andiamo. Chissà se l'ho centrata. Eleonora, l'ho centrata. Eccola qua, l'ho tirata fuori dal forno già da una mezz'oretta. Delicatamente lo tolgo. Dovrei aspettare, ma io non aspetto. La rigiriamo, profumo pazzesco. Come ho detto, è una torta piccina. Aspetto che si raffreddi ancora poco poco e poi la guarnisco con altri lamponi. Io metterò un po' di lamponi nel centro. Perfetto. Poi ho un po' di panna montata. E un'altra
cosa divertente che volevo insegnarvi, ho preso un po' di rosmarino, lo sporco leggermente con un po' di panna e poi ci faccio cadere un po' di zucchero a velo e abbiamo l'effetto della neve. Eccola qua. Ah, è caduto! Così. Bisogna essere precisi in queste cose. Allora, non per il profumo, che tanto ce n'è talmente poco, proprio solo per l'effetto, vedete? Lo sporco proprio con la panna montata in modo che sembri neve, così. E mi piace un sacco questa cosa. L'ho imparata su un giornale. Ecco qua, faccio cadere proprio un po' di neve. E la mia torta, super natalizia, è pronta.